Bene amici e bentrovati, io sono Davide ed oggi in questo video parliamo dell'Eltra Thorin 5. Cominciamo! Come sempre ci tengo a ribadire che non sono assolutamente pagato da Eltra per fare questa recensione e che quindi sarò onesto al 100%. Una nota che devo farvi assolutamente prima di cominciare a parlare di queste Thorin 5 è che io vengo dalle Thorin 3.5 Knit e ho utilizzato appunto le Thorin 3.5 Knit, le Thorin 4, le Thorin 4.5 Plush ed ora siamo arrivati a questo modello di Thorin 5. Ho molta familiarità con la calzata di queste scarpe, con le sue caratteristiche, anche quelle un po' più estreme, come ad esempio vedremo dopo il Drop Zero. E quindi ecco, quello che vi dico non è soltanto il frutto di aver provato questo modello di Thorin, ma è anche l'esperienza che ho maturato nel corso di questi anni, appunto correndo con le 3.5 Knit, le 4.0, le 4.5 Plush e le 5. Ora è il momento di parlare delle caratteristiche tecniche di queste Thorin 5. Io partirei subito con il Drop Zero, che è la caratteristica di punta delle Thorin da tempo immemore, e quindi appunto non c'è differenza di altezza da terra tra il tallone e la punta. Abbiamo uno stack quindi di 26 mm sia sul tallone che sulla punta della scarpa. Quindi già questo ci fa intuire una cosa, che questa è una scarpa sicuramente protettiva e che sicuramente ci permette di fare tanti chilometri. Non tanto una scarpa specialistica, non tanto una scarpa estremamente sensibile con uno stack ridotto magari, però una scarpa che ci permette di macinare, che sia corsa lenta, che sia corsa a ritmo medio, eccetera eccetera. Lei ci permette di macinare, punto. Abbiamo inoltre una nuova intersuola in Ego Max, questa è chiaramente un'evoluzione delle intersuole che sono state usate in passato su queste scarpe, del quale vi parlerò dopo. Per quanto riguarda il resto è una scarpa da strada, quindi fondamentalmente la suola, quella che va a toccare col terreno, per quanto mi riguarda non c'erano grosse necessità di essere revisionata, quindi sicuramente hanno cambiato un po' di cose nel disegno se le confrontiamo con le 3.5 e le 4 specialmente, però diciamo che l'anatomia della suola stessa è rimasta pressoché invariata. Quindi partiamo subito dalle cose che mi sono piaciute di più, e per primo io metterei in assoluto il comfort di questa scarpa. Come tutte le Thorin che ho provato sono esageratamente comode, magari certe scarpe sono scomode sulla tomaia ma molto comode nell'intersuola o viceversa, invece questa scarpa è comoda a 360 gradi. L'unico appunto che devo fare è che lo spazio che c'è in punta, di cui Eltra tanto vanta la larghezza, la comodità, si è andata a restringere molto dalle Thorin 3.5 Knit ad oggi. Per carità, è sempre una scarpa molto comoda, però ecco, uno spazio tanto ampio quanto c'era sulle 3.5 Knit secondo me era ancora più comodo. Non capisco perché non è stato più riportato sui modelli successivi. Essendo una scarpa da lunghe distanze, da macinare chilometri, alla fine non è che andava a influire sulla prestazione o chissà cos'altro. Il secondo aspetto che mi è piaciuto di questa scarpa, come tutte le Thorin che ho avuto, è stata la polivalenza di utilizzo, perché veramente questa scarpa, le Thorin, le 4.5, le 4, le 3.5 a suo tempo, le potete davvero usare come unica scarpa Drop Zero per i vostri allenamenti su sterrato, su asfalto, eccetera eccetera. E ci potete fare davvero di tutto: corsa lenta, ritmo medio, ripetute, il lungo lento ad esempio di fine settimana, perché davvero per me continuano ad essere il prodotto di punta Drop Zero per essere comodi ma allo stesso tempo avere un prodotto unico per fare tanti allenamenti diversi. È logico, non vi darà mai quel qualcosa in più che vi può dare una scarpa specialistica in certi ambiti, specialmente su ripetute o gare corte come 10 km, però se a voi interessa macinare chilometri, fare volume e avere un prodotto unico, non ci si sbaglia. Il terzo aspetto che mi è piaciuto molto è stato questo qua dei lacci, perché Eltra fortunatamente ha continuato a fare dei lacci decenti a lunghezza abbastanza normale. Sono sempre un po' lunghini, quindi li accorcerei un attimo, però ecco, quelli delle prime Thorin erano talmente lunghi che con 3 nodi continuavano ad essere enormi e erano goffissimi e bruttissimi da vedere, se non altro erano anche scomodi perché erano talmente lunghi, se facevi un nodo soltanto che vi si infilava sotto la scarpa e vi si scioglieva, quindi dovevate star lì, fare il nodo, doppio nodo, triplo nodo, e invece avendo la stringa della giusta misura non c'è più questo problema, quindi meno male, continuate, anzi per quanto mi riguarda le potrebbero anche accorciare un altro pelino. Bene, questi erano gli aspetti che mi sono piaciuti di più di questa scarpa, adesso passiamo agli aspetti che mi sono piaciuti meno. Sono pochi, però ecco, è importante dirli. Primo su tutti, ho avuto questo piccolo difetto qua sulla tomaia, vi faccio vedere.
non so se avete avuto anche voi, che le avete già provate o le avete viste addosso a qualcun altro, si sono strappate. Ho preso appositamente la scarpa destra perché proprio qua non ci ho fatto cose strane, però si sono strappate qua su sulla punta e fondamentalmente ho un pollice, ho un piede normale, non ho delle unghie biforcute o altre cose strane, quindi non riesco a capire veramente perché soltanto questa scarpa si è lacerata in questo modo. Probabilmente ho avuto sfortuna io e spero che non sia successa a nessun altro. Comunque, se vi è successa anche a voi, fatemelo sapere nei commenti, perché sono davvero curioso di saperlo, se sono stato sfigato io oppure è una cosa che purtroppo è successa a più persone. Un altro aspetto che non mi è piaciuto della scarpa è la durata dell'intersuola, perché questa intersuola è stata cambiata, è stata alleggerita. Questo trend dell'alleggerire, scavare, sempre risicare qualcosa nei materiali, come avevo già detto, secondo me ha portato un indebolimento, ok? Quindi la suola va bene, ha più di 500 km, quindi non ci sono problemi, sinceramente. L'intersuola però, rispetto alle altre Torin, anche alle 4.5 Plush, ha dato dei segni di cedimento precoci rispetto al solito. Cosa voglio dire? Che ad esempio, se pigliate un sassolino, magari siete a correre sullo sterrato, sentite molto di più l'effetto forbice piantata nel piede, coltello piantato nella pianta del piede, chiamatelo come volete. Questo alleggerimento importante secondo me ha ridotto anche di molto la protezione, diciamo, agli agenti esterni che vanno agli oggetti esterni che vanno a conficcarsi nella suola, perché come vedete la suola si è comportata benissimo, allo stesso tempo l'intersuola non ha retto così tanto, un po' lo stesso problema che abbiamo ritrovato sulle Olympus. Questo purtroppo è un po' un trend che continua a verificarsi e spero che ne prendano atto anche facendo queste recensioni, sia io che altre persone, dando il nostro feedback. Spero che vadino a migliorare la situazione, perché se devo togliere 20 grammi ma allo stesso tempo perdere 100 km di comfort, secondo me il gioco non ne vale tanto la candela. Da questo punto di vista l'intersuola mi ha lasciato un po' così. Sempre è stata comoda, ci mancherebbe, però non offre più la protezione con lo stesso chilometraggio che offrivano le altre Torin che ho provato fino ad oggi, quindi assolutamente non sono un neofita delle Torin e quindi ve lo posso dire con assoluta certezza. E per concludere, a chi consiglio queste scarpe? Allora, se siete già abituati col Drop Zero, questa scarpa va bene per tutto, come ho detto prima, ripetute, corsa lenta, ritmo medio, corsa il lungo lento, va bene per tutto. Come sempre, è una scarpa che va un po' bene per tutto, non vi darà mai il massimo in una cosa specifica, è una scarpa con cui macinare chilometri, con la particolarità del Drop Zero, quindi se pensate di non avere una buona tecnica di corsa, magari implementatele nel vostro parco scarpe da running, però andateci con calma, perché non tutti ci si trovano bene anche se hanno una buona tecnica di corsa, quindi è proprio una cosa soggettiva. Vedo che sempre più persone si innamorano di questo modello di scarpe, però allo stesso tempo tante persone sono restie proprio perché non sanno se provando queste scarpe possono incappare in problemi, dolorini, infiammazioni eccetera eccetera. Quindi io, il mio consiglio spassionato è quello di ok, provare, però provare con cautela, perché appunto fare il salto da 0 a 100 da oggi all'oggi al domani c'è il rischio che ci siano più danni che benefici, quindi fatelo ma con cautela. Infine, al di là del difetto che ho avuto, io sinceramente questa scarpa mi è piaciuta davvero molto, come tutte le altre Torin, e sono contento che davvero che siamo tornati su un'impronta più leggeristica, chiamiamola così, simile alle Torin 4, però Altra deve continuare a lavorare per rendere le suole certamente leggere, ma non lasciare da parte la durabilità, che è una cosa molto importante, specialmente su un prodotto che costa tanto. Si parte da 160 euro sullo store ufficiale Altra, quindi vi consiglio personalmente di comprarle con i forti sconti che si possono trovare online, assolutamente. Bene, per oggi è tutto, queste erano le mie considerazioni sulle Torin 5, fatemi sapere se le volete provare, se le avete già comprate, se le state provando, se avete trovato i miei soliti difetti, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao!